Olic, ben ritrovati miei cari avventori dell'Ugione a Barcalcio. Giornata foriera di notizie quest'oggi per i nostri colori rosso-blu. Pertanto eccoci qua a dare la seconda parte di notizie giornaliere. Vi assicuro che ce ne sono di tante da raccontare, a cominciare dal Nicola Moro, che sono uscite anche le cifre da corrispondergli nel contratto suo. A continuare ha parlato il procuratore di Musa Barro e ne ha dette veramente di alcoliche. È spuntato un interesse sul Bonifazi, c'è il rinnovo dello Scouten e altre notizie di mercato che si aggiungono a quelle che oggi abbiamo detto. Per cui, miei cari avventori, se vi siete persi il video di oggi, andate subito a recuperare in video cronologia ultimi appunto pubblicati qua dietro. Buone maniere, iscrizione, condivisione e lascia ora il mi piacino ai video dell'Ugione a Barcaccio. Domani a quest'ora, il cui presente insomma nonché erudito sarà già in terra portoghese. A vedere di riuscire di chiudere il Vitigna, oppure in alternativa alzare lo sguardo al cielo quando il Braga mi dirà che ci servono 30 milioni di euro e anch'io dire: ma quanto è bello il cielo, com'è bello limpido, quasi quasi me ne vo al mare. Bando alle ciance, ciancio alla bamba, iniziamo subito dicendo che Nicola Moro appunto è in procinto di vestire rossoblu, l'abbiamo già raccontato quest'oggi. Prestito con diritto di riscatto di una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro e a quanto pare firmerà un contratto di 4 anni a 700 mila euro più bonus. Quindi queste le cifre totali dell'accordo. Per un accordo che si sta per chiudere, dunque uno che si è chiuso in quest'oggi, e si tratta il rinnovo di Jerdy Schouten, che ha rinnovato con il Bologna fino al 30 giugno 2026. Precedentemente lo Schouten guadagnava 500.000 euro a stagione, adesso non sono date da sapere le cifre del rinnovo, ma azzardo io, e sapete che ci becco molto spesso, si parla secondo me di una cifra tra 1-1,2 milioni di euro, secondo me a naso saranno 1,2. Poi staremo a vedere, le conosceremo in prosieguo, ok, d'opera. Quindi Jerdy Schouten ha rinnovato fino al 30 giugno 2026, con il Bologna. Bene, detto questo, diciamo quello che è emerso quest'oggi, cioè il procuratore di Musa Barro, l'agente, cioè Luigi Sorrentino, sul Resto del Carlino, uscita la notizia, avrebbe riportato testuali parole, tra virgolettate: dico che Musa resta al 100% al Bologna. Forse, di certo c'è che non siamo contenti. Aggiunge: lo vuole il Torino, ci sono richieste anche da Nizza e Fulham, ma le pretese del Bologna oggi bloccano l'uscita. La richiesta si attesta intorno ai 16 milioni. Quello che mi chiedo è: si può chiedere 16 milioni per un ragazzo che neppure gioca? Chiuse le virgolette, queste le parole di Luigi Sorrentino, agente di Musa Barro. Già uno che dice che resta al 100% per poi aggiungere: forse. Io dico, mio caro agente di Luigi Sorrentino, se il tuo assistito è così ambizioso di andarsene via, noi non possiamo che esserne contenti. Io spero che tu sia all'ascolto e ti do il placet di andare a portarci sul tavolo le cifre appunto che verrebbero a offrirci in lista il Fulham o il Torino, perché ti dico io, e qui crossover, parlo con la dirigenza rossoblu, Sartori, Di Vaio, non fate mica i somari a non vendere Musa Barro laddove vi dovesse venire offerta una cifra per cui non si dovrebbe andare in minusvalenza. E poi ragazzi, e qui mi aggancio anche alla storia del Bonifazi, su cui ho letto esserci Spezia e Sampdoria, ma soprattutto Spezia, perché c'è un allenatore che ha già allenato, e parlo di Gotti, Bonifazi, ai tempi dell'Udinese, quindi ne apprezza il giocatore. Ma ho letto, il Bologna vuole un minimo di cifra offerta da parte dello Spezia perché non ci vuole andare in minusvalenza. Ragazzi, parliamoci un attimo. Avete siglato delle plusvalenze in questo mercato della Madonna. Non è che si sigli un di utile, dico cifre a caso, un più 20, e poi vai a siglare magari un meno 2, abbiamo registrato una minusvalenza, adesso siamo col bilancio in rosso, perché col più 20 la matematica poi si va a scontrare con il meno 2 e va poi a finire che hai fatto una plusvalenza di più 18.
Perché allora, io mi chiedo, non si vuole andare eventualmente, poiché i giocatori hanno fatto pena, soprattutto, anzi tutte e due, ma soprattutto Bonifazi? Come puoi dire noi cediamo Bonifazi solo se non andiamo in minusvalenza? Ma sei stato un somaro nel momento dell'acquisto e secondo me è giusto che somaro devi passare al momento della cessione. Non è che puoi andare sempre in pareggio nella vita. Allora io dico, Bonifazi, siamo tutti convinti che non valga 6 milioni? Penso di sì, si è capito. Se arriva un pazzo, tra l'altro, ad offrirci dei soldi, ma cediamolo, che cosa facciamo? Lo teniamo in rosa così come teniamo in rosa Musa Barro, così come teniamo in rosa tutti i cadaveri che sappiamo che non ci sono più utili alla causa, perché non vogliamo registrare in minusvalenza e preferiamo corrispondere a loro lo stipendio e portarli a fine contratto, perché così non registriamo una minusvalenza di mercato? Ma stiamo scherzando? Allora voi capite che se si ragiona in questa maniera, si ragiona primariamente dando focus a che cosa? Al bilancio, che per carità è importantissimo, ma ripeto, soprattutto in una estate dove hai finalmente messo a segno delle plusvalenze molto cospicue, ti vai a preoccupare di eventuali minusvalenze di tenore molto basso? Perché comunque Bonifazi è stato comprato a 6, è già stato ammortizzato per un anno, lo dovessimo anche cedere, ok, quanto ci ricaveremo? 3 milioni la metà, 2 milioni e mezzo? È una minusvalenza da pouvrate. Lo stesso Musa Barro, se ho fatto i calcoli in questo caso, lo andassimo a cedere a 10 milioni di euro, andremo praticamente in pareggio e anzi ci guadagneremo qualcosa. Ma io dico, vendiamoli! Che cosa ci volete? Fare persino una plusvalenza sul Musa Barro? Io non so, non lo facciamo neanche giocare, perché persino Mihajlovic, che tra l'altro l'ha voluto lui in origine, si è reso conto che deve essere una meba totale. D'altronde, e lo ripeto e non mi stancherò mai di dirlo, andatelo ad ascoltare quando è in conferenza stampa, è un pianto sentire parlare Musa Barro. Andate a sentire parlare Lukaku, andate a sentire parlare gli Abraham, i Tammy Abraham della Roma, e poi andate a sentire e a compararlo con Musa Barro, già si capisce come mai probabilmente in campo non riesce a fare. Allora io dico, cogliamo l'occasione che c'è qui il procuratore di Musa Barro, che è molto scontento, non vorremmo mica scontentare ulteriormente. Io dico, diamoci da fare, ok? Porca di quella vacca. Detto questo, lo stesso Arnautovic vedrebbe appunto di buon grado, secondo me, quello che ho appena poc'anzi detto, perché è uscito sempre sul Resto del Carlino questa mattina una richiesta che imputano Mark Arnautovic, appunto il mittente che avrebbe richiesto al Bologna una rosa competitiva, appunto per convincerlo ulteriormente a rimanere qua a Bologna. Quindi io dico, se ti presenti dall'Arnautovic e gli dici, Marco, sai che cosa abbiamo fatto oggi? E lui dice, mi dica che cosa abbiamo fatto. Abbiamo ceduto Bonifazi, Musa Barro, Orsolini, Sansone, Michel Dykes, ok? E magari anche Soriano, quello lì ti viene 10 volte nella stanza che te la ridipinge di bianco. E a faccia convincerlo, ok? Poi vedi che ti sono entrati ingenti denari, oltre a quelli che già ti sono entrati, allora cerca di essere virtuoso, Bologna, sul mercato, che se facessi così ha voglia di convincere i giocatori a sposare il progetto Bologna. Il problema è che vendi quelli buoni e continuano a permanere in rosa quelli scrausi. Quindi io non so che campionato pensi di fare, mio Bologna, se mi vendi quelli buoni e mi fai giocare quelli sdozzi, non lo so. Pensiamo per caso di migliorare il posizionamento e la classifica dello scorso anno? A me sembra veramente fuori dai coppi, anche solo che cosa? Pensarlo. Bene, detto questo, chiusa parentesi, quindi diamoci da fare, perché il capitolo cessioni è fondamentale. E poi che cosa vediamo? Vediamo che per un Nicola Moro che sta per arrivare, un altro profilo di cui il Bologna era altamente interessato, Esther Branks del Wolfsburg, praticamente si dice essere ormai sfumato, perché sopra il giocatore Milan, Fiorentina, come vi ho detto oggi, e anche Nottingham Forest. Addirittura si dice che il Bologna aveva avanzato un diritto di riscatto a 9 milioni di euro, permettetemi, non crederci, assolutamente. Comunque,
testè, intanto Vranx sembra essere sfumato. Quindi andiamo e finiamo con il punto sulla difesa, in quanto, come raccontato oggi, il Bologna, e qua c'è una grossa novità, perché ascoltate bene, il Bologna, secondo i giornali olandesi, avrebbe praticamente in mano e quasi chiuso la pista che porta Pantelis Athidiakos, il greco di 25 anni della AZ Alkmaar, di cui vi ho parlato quest'oggi, contratto su Transfermarkt, 2,5 milioni di euro. Secondo i quotidiani olandesi l'affare è praticamente fatto e spunta una curiosità di intreccio di mercato. George Mihailovic, come si dice, stesso cognome, omonimo del nostro allenatore, c'è un giocatore che si chiama George Mihailovic, che milita nella squadra canadese del Saputo, che si trasferirà a gennaio 2023, ormai l'operazione è chiusa, alla Z di Alkmaar, operazione che porterà nelle casse del Saputo in Canada 6 milioni di euro. Ok? Quindi tutto mi lascia pensare che magari insieme a questa trattativa, che ne so che i nostri uomini di mercato non abbiano anche parlato dello stesso Pantelis Athidiakos e magari ottenuto un prezzo di favore, ok, per fare il trasferimento invece dall'Olanda qua a Bologna. Quindi Pantelis Athidiakos a quanto pare sarà il nostro rinforzo per la difesa di piede destro, che all'occorrenza può giocare anche come terzino destro. E quindi con un giocatore, ok, con un piccione prendiamo, con una fava prendiamo due piccioni e quel che era, non mi ricordo. Va bene, detto questo, sono andato a vedere questo Pantelis Athidiakos in questi anni alla Z Alkmaar, ma si anche lui come Moro rotto il crociato nel 2020 e anche nel 2021, ha avuto parecchi infortuni. Nell'ultima stagione ha ripreso i galloni del titolare, ma ha avuto un momento molto di crisi anche di prestazioni. Ho letto che i tifosi della Z Alkmaar, perché sono andato a documentarmi in rete, erano molto insoddisfatti di lui anni fa, mentre in quest'ultimo anno, a detta loro, ha giocato molto bene e si è preso una rivincita. Detto questo, sono andato a vedere anche un po' gli highlights, dove bisogna prenderli ovviamente con le molle, e nonostante gli highlights di internet, di YouTube, sinceramente il difensore prossimo forse a vestire rossoblù non mi ha per niente, ma proprio per niente, entusiasmato. Staremo a vedere che ne sarà di noi, ma questo nome non mi entusiasma per niente da quel poco che ho visto. Comunque, eventualmente lo valuteremo, ci mancherebbe, con la maglia del Bologna qua in Italia. Questo è quanto, fatemi vedere se c'è qualcos'altro che non ho detto e che non ho detto neanche nel video di oggi, ma direi di aver ricapitolato il tutto. Mi cari avventori, dunque, avete sentito le novità che ci sono anche qui in questa serata. Insomma, diamoci da fare, perché bisogna darsi da fare, il mercato è in procinto di chiusura, manca veramente poco, mancano 9 giorni e 1 ora e mezza, quindi diamoci da fare, perché bisogna incominciare a chiudere delle trattative. Miei cari mentori, fatemi sapere cosa ne pensate di tutto quello che si è detto, ok, a cominciare anche dalle cessioni di Barlo, che quanto pare c'è della speranza, Bonifazi, del rinnovo dello scout, di questo Athidiakos, che a quanto pare potrebbe essere lui il rinforzo difensivo che il Bologna sta pensando di apportare come aggiunta al nostro pacchetto arretrato, oltre al fatto del Nicola Moro in procinto di sposare i nostri colori. Qua sotto nei vostri commenti, le vostre opinioni, attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui sulla Baccaggio nei video, e io adesso vado a vedere che tempo fa in Portogallo. Ammesso e concesso, grazie.